straordinaria puntata qui a Roma. Abbiamo un signore quando qui accanto. A Roma è tutto lavoro aggiunto per me, perché sì, vabbè, questi mostri li inviti anche proprio in studio fisicamente, quindi lavoro aggiunto. Cioè tu consideri questo signore che è qui davanti un mostro? Non sei... lo so, ma non premette nulla di buono. Che dice anche per i capelli, dice anche in per generale, i capelli. Per l'aspetto, non è una persona che io frequento normalmente, comunque sei meglio. Meglio. Però mi assomiglia anche un po' fisicamente, sì. No? Ah, no? Vedi? O mi assomiglia fisicamente. Qua è un criminale, cioè, cos'è? No, che criminale, non credo. Non credo, lei che si chiama Maestro Nando Di Stefano, applausi innanzitutto. Grazie. Applausi. Maestro di che cosa? Di musica, sono il batterista bello. Storico dei Super Robots. Ah, che bello. Abbiamo fatto Mazinga, Candy, Sanpei, tutte fantastico. Le sigle più vabbè, famose allora, degli anni 80. Siamo positivi, bene. Beh, sì, diciamo, però non parla di musica, perché lui invece crede fortemente che esistano sì. Le sette sorelle, è vero? Assolutamente sì. Che cosa sono le sette sorelle? Le sette sorelle quelle sono... del petrolio? Esattamente, ah, vabbè, le sette compagnie petrolifere più potenti sì, del mondo. Quelle ci sono, le compagnie petrolifere esistono da sempre. Sì, solo che lui considera che siano il male, fondamentalmente. Io penso questo perché da quando sono stati creati i congressi Bilderberg, sì. Congressi? Del Bilderberg. Del Bilderberg, del dove sì. Vengono invitati ogni sì. Anno 130 fra i più grandi esponenti. Sì. Del potere mondiale. Ma non sì, solo, anche di... giornalisti, intellettuali, sì, certo. Sì, sì, la Gruber sì. Infatti è di casa, sono andato sì. A informarmi, c'è stato anche sì. Prodi, Renzi, certo. Sì. Fighissimo. Certo, c'è un posto importante dove si ascoltano i, e hanno fatto... i player. Allora, mondo, questa storia qua è nata nel 56. Quale perché storia? Questa storia del Bilderberg, sì. Il primo congresso. Ma che gliene frega del Bilderberg? Scusa. Me frega perché hanno. Fa le canzoni del Gigrobo, che cazzo gliene frega? E invece è legato alla musica. Perché? Perché se noi andiamo indietro di 16 anni. Sì, interessante questo. Noi sappiamo che a ridosso della seconda guerra mondiale, sì. Goebbels. Sì. Mentre Goebbels. Scoppiava la guerra. Chi? Goebbels. Goebbels, Goebbels come Goebbels, si chiama? Sì. Mentre. Giorgio Gaber, il tedesco Goebbels, l'assassino, il capo della propaganda, diciamo, esatto. Va a organizzare un congresso per cambiare sì. I 432 Hz della di Amazon in sì. 440. E che vuol dire questo? Vuol dire che i 432 Hz fino a Verdi venivano usati come accordatura naturale e degli scienziati hanno capito. Chi se ne frega? Aspetta, voglio vedere dove arriva. Con questo. Allora, hanno capito che avevano delle energie positive. Mm. I 440 Hz, no, infatti i tedeschi sì. Hanno usato i 440 Hz. Cioè, sempre. Lei sta dicendo che con questa operazione di cambiare i 440, eccetera, eccetera, vanno a influenzare la testa delle persone. Questo assolutamente sì. Cioè, infatti, mi faccia un esempio della musica, però. Beh, guardi la musica di oggi, sono tutti coglioni, non lo so io, ma ascoltate. Cioè, questa è un'operazione, però. Al di là del fatto che lei dice sono tutti coglioni, è un'operazione fatta apposta per arrivare dove? Per arrivare al controllo sì. Delle persone, perché a parte il Bilderberg, che loro si sono accorti di questo, bene, sì. Che succede? Non che hanno un controllo totale sì. Sull'umanità. Bene, attraverso i musicisti. Ho una domanda anche attraverso la musica. Infatti sta cosa la tira fuori Jovanotti. Come Jovanotti? No, sì, Giovanotti. Lui fu invitato sì. E, aspetta. E dichiarò al TG1 sì. Dichiarò TG1. Che... Lasci stare il TG1 per favore. No, lasci stare il TG1. Al telegiornale. Che è un grande telegiornale. Le devo chiedere una cosa. No, però aspetta, fammi capire. Io non capisco. No, e non te ne posso dire, basta che cerchiamo di capire, cioè, nel senso, la musica oggi serve a influenzare le menti dell'uomo? Assolutamente sì. A controllare no, l'uomo? È servita, adesso ancora meglio hanno gli influencer per influenzare le menti dell'uomo. Cioè, con la musica come si può influire? Cioè, guardate le messaggistiche sui testi, allora se voi sapete qual è il disco più ascoltato, più famoso della storia? Qual è? Il disco dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Bellissimo. È stato registrato a 432 Hz. E che vuol dire? Energie positive. Infatti, in tutte le loro tournée non hanno mai suonato in uno stato. Come cazzo? Ma che vuol dire concretamente? Sono energie positive? Dunque, va sono bene. Energie 432. Ma i 440 Hz sono stati imposti, infatti le campane din don dan, quelle 432 sono state tolte. Il tuo telefono, quando tu fai una telefonata, il tuo è molto interessante. Scusi, 440 Hz. Questo è molto interessante. No, ho mal di questo testa. È fondamentale. No, io ho mal 430, scusa. Andate a fanculo tutte e due. Ascolti, mi ascolti un secondo. Le faccio una domanda molto semplice. Sì. Lei ha fatto il musicista, no? Faccio il musicista. Lo fa ancora. Sì. Quindi, lavora quindi 24 ore. Quante ore al giorno lavora? Io ho una impressione, sì. Temo,
Io penso che lei abbia moltissimo tempo libero. Avere tanto tempo libero durante il giorno, avere tanto tempo libero fa sì che uno si mette lì, sta seduto in poltrona e comincia a dire Hertz, comincia a fantasticare con quella sua testa e a mettere in piedi delle teorie del cazzo, perché tali sono, ma veramente... che mettono dentro Goebbels. Scusi un attimo, lei scrive qua, ho scritto un su questa scheda, delirio di primo livello, su questa scheda, è lui che l'ha fatto, su questa scheda, su molti album musicali c'è il famoso simbolo degli Illuminati, assolutamente sì, cioè per esempio il triangolo con l'occhio, e che vuol dire questo? Pink Floyd, E la copertina... i Pink Floyd non hanno l'occhio, hanno un triangolo, i Pink Floyd hanno un triangolo, già hanno sopra, ma che vuol dire? Ma Giorgio sta pure sul dollaro, triangolo, quello è il terzo occhio. E che vuol dire? L'apertura del terzo occhio, cioè poi non mi avete fatto dire che in relazione a tutto questo è stato creato un libro che è stato quello più letto e più ascoltato, che era The Secret, dove invitavano le persone a fare delle discipline per poter aprire il terzo occhio. Lei ha votato alle ultime elezioni? No. Meno male. Non crede nelle elezioni, nella democrazia? No, io non credo nella politica. Ma fa bene, benissimo, non votare, perché pensa al voto in mano a uno così. Pensa che dare il diritto, ce l'ha per fortuna, ma non lo esercita. Scusa, grazie a Dio. Lei pensa che ci siano 7 lobby massoniche che controllano tutto il mondo? Assolutamente sì. Ma chi sono queste? Beh, la Rosa Rossa, quella fondata dalle 7 sorelle. Sì, che sono, non mi avete fatto dire che loro sono... Lo dica, lo dica. I capi sono quelli che sono i relatori delle riunioni Goebbels, del gruppo Goebbels, è Bilderberg. Però viene fatto dire e firmare che non devono assolutamente rivelare i nomi dei relatori, perché non siamo in democrazia, perché non lo sapete. Questa ragione. Senta, a casa mia invito, che cazzo, se io invito delle persone a casa mia e gli dico venite qui, però non mi va che fate foto dentro casa mia, è un mio diritto. È un mio diritto farlo. Non è che cazzo vuol dire che non dicono chi sono i relatori? Cosa gliene frega a lei che deve fare la canzone di Chicherobot? Scusatemi, ma noi sappiamo che dal chicco del grano fino al missile che parte, tutto è controllato dalla borsa. La borsa di chi è? Delle 7 sorelle, degli ebrei e dei musulmani. Ma che stiamo a dire? Gli ebrei. Ma poverini. Ma perché? Perché? Cosa le è successo a lei? Perché? Perché sentiamo le canzoni che lei ha fatto. La guerra, Beh, io infatti ho fatto le canzoni dei robottoni che salvano l'umanità. Dai cattivi massoni. Assolutamente. Come fa quella canzone? Com'è che faceva la canzone? Quale? Gigrobot. Ah no, io non ho fatto Gigro, ho fatto Mazinga. Mazinga, scritta proprio lei il testo? No, il testo l'ha scritto Franco Migliacci, noi abbiamo fatto la musica. Lei ha fatto solo la musica di quello. Sentiamola un attimo, almeno una cosa positiva rispetto a sto stronzo che in un altro contesto. Beh, fra stronzi seguiamo. Com'è sta canzone? No, è bellissima. L'arrangiamento di Mazinga, non me lo ricordo più. Sentiamola un attimo, adesso la vediamo. Non ce l'abbiamo, grazie. Vola che l'abbiamo. Le stelle vola giù un picchiato. Ma è bellissima, maestro, quella. Grazie, la rivedo presto. Cazzo, presto. Abbiamo presto fatto anche l'icona dei gay, Candy. Pure. Oh, quando andiamo ma a fare il mondo gay pure è un po' massonico, il mondo gay? Beh, lo sta diventando. Cioè, vedete che roba, si stanno esaltando un pochino, insomma, voglio dire, sei gay va bene, però non rompe i coglioni. Però non per cazzo. Esattamente. Fermi tutti, questa era? Assolutamente sì. Senti che roba. Mazinga, coglione! Senti, coglione! Coglione! Sì. Tu non la sentita in tedesco? Fermi tutti, grazie! Se ami correre,